Salve a tutti, eccoci qui di nuovo per una puntata di Non Solo Whisky, sempre a casa del buon Arnaldo, nel salotto di Non Solo Whisky, nel salotto di casa di Arnaldo. Che salotto! Che salotto! E con noi abbiamo sempre Giovanni Seddaiu, che è il bar manager di Rosso a Viale Aventino. Arnaldo, dici due cose stasera. Oggi no, io non dico niente. Oggi affrontiamo questo whisky che io manco conoscevo il nome, quindi sono... No, Buckwheat no, l'avevo sentito, però onestamente non conosco. Quindi parola a Giovanni che ci spiega un attimino questa bevuta. Esperienza molto interessante. Partiamo dalla distilleria, Catskill Distilling Company. Dove siamo? Siamo a Woodstock. E a Woodstock ci stanno i fricchettoni. E nel senso che chiaramente qui stiamo parlando di una distilleria un po' che rappresenta il futuro del mercato del whisky americano. Il mercato del whisky americano è un mercato molto giovane, parliamo di 50-60 anni di storia fondamentalmente, cioè dalla fine del proibizionismo e alla fine del secondo conflitto mondiale, e rivediamo, diciamo, aprire le distillerie. Qui siamo una distilleria molto giovane, situata in una zona che non è, diciamo, storicamente legata al mercato del whisky, eppure aprono questi signori aprono una distilleria e decidono di fare cosa? Una distilleria a impatto zero, totalmente ecosostenibile, con dei prodotti innovativi, cercando di riprodurre con i grandi distillati, quindi Bourbon e Rye, dei classici della distillazione americana. Quindi loro categorie, diciamo, base, con il Most Riders Bourbon, che hanno, diciamo, come bourbon di linea, e Rye, loro sono classici, proprio icone del mercato americano. Dopodiché hanno due o tre cose, tra cui il distillato bianco, il famoso White Dog o Moonshine, che in America si può fare, si può distillare, si può distribuire. White Dog perché c'era questa leggenda, no, del cane bianco. Questa non la so. Che erano dei proprietari terrieri, no? Ogni proprietario terriero e possessore di schiavi aveva questo vanto di possedere questo grande cane bianco, che era quello che andava poi a mordere gli schiavi quando scappavano. Quindi il distillato bianco dall'alambicco era un distillato che mordeva come il cane. un po' così. Invece qui ci spostiamo sul futuro, tolto il passato, gli schiavisti e quant'altro, ci spostiamo verso l'innovazione, la nuova frontiera del whisky americano. Mentre molte distillerie si buttano sui single agement, emulando un po' il mercato dello scotch whisky, altre distillerie si inventano invecchiamenti particolari. Sì, certo. E in altre botti di altro tipo, come fa giustamente anche il mercato dello scotch, loro fanno un'altra cosa, puntano sui cereali, perché la tradizione del mercato americano si parla sempre di un blend di cereali, perché ricordiamo che il whisky americano non nasce dal whisky scozzese, ma bensì dal genever olandese. Spiegheremo meglio anche in altre puntate magari di cosa stiamo parlando, ma sicuramente qui abbiamo una cosa molto interessante, cioè il primo ed unico distillato di grano saraceno. Quindi la base di questo distillato è oltre il 60% di grano saraceno e il resto è un blend di altri distillati. Abbiamo qua, come possiamo vedere dal colore, non c'è processo di filtrazione. Quindi sì, è molto opaco, molto opaco, quindi non perdiamo tutte le note. Senti, quindi di fatto non è un barba, non è... È un'altra cosa. Ha un disciplinare, l'hanno deciso loro. Non ce l'ha un disciplinare, diciamo. Loro si dicono che fanno American Spirit. È stranissimo il colore, non so se riesco a farvelo vedere. Il colore è veramente particolare. Sì, molto opaco poi. Ed è denso, quasi denso. Molto denso, molto denso, perché non perde le particelle che si vanno poi a perdere, certo, nel processo di filtrazione. Certo. E allora andiamocelo ad annusare. Con molta curiosità. Io faccio il tifo per questo whisky. Ho avuto piacere di berlo in un paio di occasioni e devo dire che è stata una piacevolissima scoperta. Il profumo è stranissimo, sembra quasi acetone.
Sì, è strano, non è riconducibile a nessun tipo di whisky probabilmente che abbiamo bevuto fino adesso. Questa è la cosa che in realtà mi stupisce di questo whisky. Però nel processo di non filtrazione, la cosa che non si perde è il legno. Senso, al naso il legno è molto bello presente, si sente bene, i legnini si sentono in maniera... Mi dà l'idea del legno appena tagliato, proprio c'è la tavola appena tagliata di legno. Sì, sì, di falegnameria. Di falegnameria. Quanti gradi fa? Perché un po' 42 e mezzo. Ah, pensa che avrei detto forse qualcuno di più, però... Sì, condivido. È una bevuta... Però è interessantissimo, sì. Poi va lasciato anche diversi minuti. La bottiglia era già aperta, però sì, sì comunque sì. Forse un po' di ossigenazione in più. No, questo è da capire, noi stiamo usando molto, ma... No, questo è più che giusto perché comunque è una novità, nel senso non esiste un altro distillato così nel mercato di tutto il mondo. Di per sé ci rende tutti un po' curiosi anche quando andiamo a sentire, no? Non è scontato, non è categoria di riferimento. Sì, infatti è vero questo. La cosa interessante è quella. Non c'è niente di paragonabile a un distillato così, se non altri distillati di cereali, ma in maniera generica. Sì. Considerando che praticamente di fatto ogni distillato di cereali è whisky... Esattamente. Assaggiamo, non esisto più. Ora sto uscendo un po' di note dolci e note speziate. Ma anche frutta. Sì. C'è anche della frutta dentro. Via. Stranissimo. Ti direi caffè l'altro po'. Esatto. Poi ora speziatissimo. Sì. Menta. Vero. Menta tantissima. Sì. Guarda, ti dico anche delle erbe aromatiche. Ma tiene proprio. Mi dà la sensazione tipo di rosmarino. Cosa del genere. No, di rosmarino non lo so, però sì. Sì, c'è tanta roba. Sì, è un balsamico più silvio. È un balsamico... Più agreste. Più esattamente. Veniva più gretto, capito? Più... No, proprio più... robusto, più deciso. Giovanni, questo viene usato per la miscelazione? Assolutamente, tutta la famiglia dei grandi Manhattan, Fashion, tutti i drink storici, perché? Perché oltre ad avere un corpo, diciamo, anche in bocca, è molto più pesante, come distillato, anche proprio sulla lingua, io lo sento più rotondo, più avvolgente rispetto ai classici bourbon, e questa cosa non è filtrato, lo rende più corposo proprio in bocca come gusto. E sta molto bene la grande famiglia di Manhattan, come dicevo, gli Old Fashion, i Sazerac, tutti gli American Cocktail in generale, perché ha una bella persistenza, rimane molto, sì. E c'ha questa nota, come vi dicevo prima, che dal colore rimane i legnini, il palato è asciutto, sì, è alla vero, fine della beva, il sour mesh, quasi tannico, esattamente. Per dirla in maniera un po' esattamente, un po' le gengive, che è un unicum nei whisky americani, perché? Okay. Perché tutti fanno sour mash, quindi tutti quanti utilizzano il processo, uno scarto del processo di fermentazione, sì, certo. Per fare la fermentazione dopo. Oh. Questa cosa produce degli acidi particolari che rendono il whisky americano sempre acido in bocca, l'acidità, la freschezza, e quindi si fa salivare. Questo è l'unico tra i whisky che ho assaggiato finora americani, ne ho assaggiati parecchi, questa è la prima volta che qualcuno l'hai bevuto, qualcuno da buon amante dell'alcol come i ragazzi qui a fianco, ne ho bevuto, e questo è l'unico che, non essendo filtrato, ti lascia questa sensazione di asciutto. Ok, molto interessante. Proviamo l'acqua. Rimane ancora, sì, dimmi rimane ancora persistente, sì, proprio, sì, cioè... molto persistente, sì. Adesso sento le note dolci. Le note dolci escono piano, sì, lentamente. Sì. Esattamente. Condivido, stracondivido. Mo si è aperto tanto, eh. Ora sento più il legno che dicevi, ad esempio. Ma radici di liquirizia non la senti? No, sentivo un qualcosa di liquirizia, ma non la saprei definire perché non è... né quella gel, né quella pura, né quella... ha un sentore di liquirizia, però se tu mi dici quale... A me mi dà l'idea di quelle... le tabù. Quelle dure. Quelle nere piccole. Se devo dire, pensare a una liquirizia... Sì, perché è un po' mentolata, un po' più... Assaggiamo?
Sì. Ora che c'è anche note dolci. Ora ne bevi così come se fosse. Allora, ingoiando in gola mi è arrivato un po' l'alcol. Però in bocca era una festa. Sì, sì, una festicciola proprio. Poi c'è sta nota speziata che rimane. Rimane, ma poi rimane per cannella, menta, tante cose proprio, veramente buono. Ora ritorna questa sensazione di liquirizia che però non vi so. Dolcezza. Sì, sì, sì. Molto vero, molto vero. E comunque tante rimane questa base legnina. Che è per esempio. Ma di fatti asciuga così tanto che il dente comunque scivola, ma poco. Asciuga così tanto che hai voglia di berne ancora. Un altro po', perché c'ho la gola arsa. C'ho la gola arsa e quindi. È così. Esattamente. Per esempio, questo è molto consigliato: bere un ottimo Manhattan con un bel vermouth abbastanza amaro e mangiarci accanto un bel pezzo di carne. Ah, addirittura? Una bella costata. E quindi whisky buonissimo. Sì, decisamente. Sì, anche perché poi più rimane qua, abbiamo fatto, cioè, con l'acqua, più è nel bicchiere, più si apre, più escono fuori. Sì, è una bevuta simile, diciamo, tra acqua e senza acqua, secondo me. Sì, però sì. Diventa più comunque da provare, sì. Perché ci sono queste piccole note che dicevamo prima che cambiano e quindi sì. Diciamo che tra gli American Whisky è uno dei più interessanti da meditazione. Cioè uno di quelli che si può bere con calma. Sì, si può bere con calma. Io onestamente c'ho finché un sigaro su. Detto tra di noi. Però è sicuramente da provare, visto che insomma il grano saraceno. Ora tra un po' distilliamo pure il tavolino. Però no, il risultato no, merita, e quindi e poi devo dire che si è fatto bene. Sì, diciamo. Infatti il bicchiere è finito. Sì, questo qui sì. Questo lo sapevo, lo conoscevo, ho avuto piacere di vederlo, come dicevo prima, e che mi ha... Si beve. Sì, no, sì. No, è una bella bevuta, rimane questa particolare. La cosa che mi stupisce è che non... Ecco, io non mi sarei mai aspettato, quando l'ho conosciuto come whisky, che dal grano saraceno potesse uscire una complessità così vasta. Sì. Invece complimenti anche alla distilleria che ha lavorato secondo me benissimo. Sì, cioè, ha fatto un gran lavoro. D'altronde se uno lavora bene ha delle intuizioni. È giusto. Bravissimi. Anche per questa volta è tutto. Bevete poco, bevete bene. Alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Gunslinger, Deathbringer, in your black.